Qual è la prima cosa che impariamo di una lingua straniera? Le parolacce. Sì, le parolacce sono praticamente le prime parole che si imparano di una lingua straniera. Non so se vi è mai capitato di andare in vacanza con la scuola da qualche parte e la prima cosa che volete sapere sono le parolacce. Bene, in cinese le parolacce chiaramente esistono, però la cosa è che alcune parolacce suonano un po' strane e tradotte in italiano sarebbero un pochino così. Hai acqua in testa. Hai acqua in testa. Pieno di minestra. 250. Eh? Cavallo, fango ed erba. Chiaro? No, veramente, mi fanno morire. Bene, allora adesso ve le voglio insegnare. Cercherò di essere meno scurrile possibile. Se noi per esempio dicessimo Tashi Xia Chan, stiamo offendendo una persona, una ragazza, perché la coppia è formata da due persone solitamente. Quando c'è la terza incomoda diventa la terza persona, ok? Benissimo, quindi in cinese Xia Chan sarebbe per piccola 3, la piccola terza. E quindi sarebbe la terza incomoda, la rovina famiglie, una poco di buono. Erbai U, che sarebbe 250 e vuol dire 250 sta per dire mezza sega, mezza cartuccia, cretino. Perché le confezioni di riso sono da solitamente 500 grammi, benissimo, però siccome tu sei una buona nulla, sei 250 grammi. Se noi invece in cinese diciamo la parola Nai dan xin shui le, nao dan jin shui le, vuol dire hai acqua in testa, hai la testa allagata. Quindi sei stupido. Se invece diciamo huan dan, letteralmente sta per pappa di uovo, riso, tipo una frittata, ma non più che altro, tipo proprio uovo mischiato, uovo girato, strapazzato, che sta per bastard. Questa invece è una parola che letteralmente significa cavallo, fango ed erba, che chiaramente non è una parolaccia, cavallo, fango ed erba, non so, si potrebbe, così potrebbe essere un insulto, cavallo, fango ed erba, però in realtà ciao Nima ha questo modo di, cioè si scrive in questa maniera. La parolaccia vera invece è questa qui, questa è la parolaccia, che si pronuncia nella stessa maniera ciao Nima, però questa di sopra, che è una parolaccia, è censurata praticamente, è censurata, quindi e soprattutto perché è stata usata in passato per offendere il governo, quindi è stata censurata, il motore di ricerca non esiste. Quindi quando tu chiaramente vuoi insultare, vuoi dire qualcosa e vuoi utilizzare questa parolaccia, dici cavallo, fango ed erba. C'è un'altra parola in cinese che la traduzione non letterale però viene utilizzata anche in italiano ed è lui ciao piao. Sarebbe lui ciao è te verde, piao. Piao è un'offesa riferita ad una donna. Quindi che cosa sarebbe? Una donnaccia al tè verde. Il tè verde è una cosa bella, buona, delicata, pura, e lei invece è una poco di buono. Quindi è una finta santa. L'acqua cheta, per esempio, noi possiamo dire l'acqua cheta, oppure una finta santa, no? Che poi sono le peggiori. Non so se avete mai avuto voi donne, avuto a che fare con quel tipo di donna. Invece abbiamo le parolacce, le offese, le, diciamo, gli intercalari, quelli un po' fashion, che comunque vengono utilizzati da tutti e da tutte, che non sono volgari, anzi alcune di queste si sentono anche in televisione in Cina, e una di queste per esempio è Wo Qu,
si utilizza per qualsiasi cosa, tipo ti cade una cosa, oppure ti fanno vai dal parrucchiere, ti fa dei meravigliosi capelli, il tuo ragazzo ti regala un meraviglioso anello di diamanti e pietre preziose, tu dici L'ultima è sciacqua, che sta per stupido melone, quindi uno zuccone. Sì, sciacqua, perché qua è melone e quindi sciacqua è stupido melone. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, pollice in su, commentate e soprattutto se avete delle idee su nuovi video, su argomenti, su quello che volete vedere, sappiate che potete dirmi qualsiasi cosa perché io cercherò di metterla in atto. Non abbiate problemi, insomma, cercherò di esaudire i vostri desideri. Bene, oggi mi sento molto carica e niente, zai jian! Anzi, papà! Perché in uno dei prossimi video vi parlerò delle parole o delle frasi che si utilizzano in cinese, quindi come si dice arrivederci, però non... cioè, io quando vi dico zai jian sta più per arrivederci, salve, a presto. Invece, come lo dicono i ragazzi, non dicono zai jian, non dicono zai jian, ma dicono papà! Quindi, bye bye!